Cipolla, cibo poco amato a causa delle conseguenze sull'alito, eppure di notevole proprietà benefiche per la salute. Un prodotto sano, alquanto economico, ma in realtà quanto consumato? Voi consumate cipolla o non consumate cipolla? Consumo cipolla, anch'io. Anche idem, tu? Sì. Assolutamente no. Perché non ti piace? Perché non mi piace. Ma non ti piace la cipolla o non ti piace avere l'alito che sa di cipolla? Più l'alito che non sa di cipolla. La uso, non la mangio così. Solo cipolla eccetera cruda non la mangio, però per i sughi sempre. Non la mangio né cruda né cotta. No. E il perché? Non è buonissima da mangiare. Non è buonissima, cioè non ti piace proprio, oppure non ti piace il fatto che dopo hai l'alito che la conseguenza. No, non la mangio, mi fa schifo. Ti fa schifo, ma ti crea anche problemi di stomaco, acidità di stomaco? Non l'ho mai provata, non lo so dire. Consumate cipolla sia cotta che cruda? Sì, assolutamente. In particolari ricette oppure anche cruda? Anche cruda, poi... Sì, anche cruda, confermo, cruda. Anche cruda. Sì, sì. Sia cipolla che erba cipollina, che le cipolline quelle lì da pinsimonio. Sì, anche da pinsimonio, anche poi la tropea, tutti i generi di cipolla, ecco, anche cipollotti, via. Ti hai mai avuto invece problemi, non so, con qualche ragazzo, qualche tuo amico che invece ne mangiava troppo e un giorno gli hai detto guarda che forse hai mangiato un po' troppa cipolla? Sì, magari c'era qualcuno che dice aspetta, stammi un attimo lontano perché... Però dai... Dai, tra amici così, va bene. Non mi è mai capitato e spero che non mi capiti mai. Qualcuno dei suoi parenti, figli, nipoti, adesso non so, le ha mai detto no, non mi fare la cipolla, per sì, favore? Sì. Mia figlia, sì. Per problemi di alito, immagino. Ma probabilmente, può essere anche per problemi di digestione, non lo so. Però io i sughi, il ragù, continuo a farli con la cipolla. Ti hai mai avuto problemi con i morosi? Qualcuno ha fatto notare, non so, magari ne hai mangiata troppo oggi o cose del genere? No, nemmeno io. Ah, ok. E nessuno ti ha mai detto che basterebbe anche solo mangiare dei chiodi di garofalo, almeno così si dice, per far passare l'alito? Non lo sapevo. No, però mi piace il sapore che dà la cipolla magari nelle salse, così, allora me la mangio. Ah, ok, quindi diciamo all'interno di qualche ricetta, tipo lo so, un ragù per la pasta? Un ragù, dei sughi, così, mi piace mangiare. Quello lì lo mangio. Lì così, sì. Una frittata con cipolle? No. Al forno e basta. Al forno. Ah, io anche cruda in tutto. Salse, insomma, a me piace tantissimo, quindi la denti anche proprio? Sì, cioè adesso così no, però tagliata a fette magari in insalata, sì, mi piace. Quindi cipolla, erba cipollina, le cipolline, quelle lì piccoline, sì. Tutto quanto? Sì. Quindi comunque quando, non so, vai al ristorante, esci fuori con gli amici, non vai lì a selezionare la ricetta senza cipolla? No, assolutamente no. Controllo se c'è, via, se mangio. Se c'è bene, quindi sì. Un ragù di cipolla con la cipolla non ti dà fastidio? No. Va anche bene qualche volta, sì, perché non si sente troppo. Quindi diciamo il tuo è più un problema che solo la cipolla cruda? Sì. Perché vi piace, perché sapete che ha delle qualità terapeutiche, comunque fa bene anche alla salute? Perché mi piace. Perché ti piace? Sì, a me piace a prescindere, cioè se fa anche bene meglio però. No, perché mi piace. Va bene per la salute, sì, questo si sa. Lo sai. Però nonostante questo. Non è il top. Sì. Però nonostante quello... Possono dirmi tutto quel che mi pare, ma io non la mangio. Sì. La cipolla fa bene, a me anche l'aglio. Io anche l'aglio. Comunque sì, un altro tasto. Comunque sì, la cipolla proprio ci piace, sappiamo che fa bene, ecco. Due o tre ricette che solitamente usa con la cipolla? Oh no, adesso sono giù di forma. In cucina faccio poco. Comunque solitamente il ragù? Il ragù, sì, in genere i sughi, sì. Sì, qualche volta c'è anche la base, per esempio anche il risotto, la base è fatta con la cipolla. Quindi questo qui sì, ma delle ricette solo con la cipolla così no. Ma in questa stagione, adesso che fa molto caldo, per esempio i pomodori quelli buoni, quelli che proprio quando li mangi senti il sapore del sole, insomma senti proprio che sono naturali. Un po' di pomodori, la cipolla tropea cruda, poi autunno, oppure un po' di surimi, quelli fatti in Italia, e un po' di gamberi. Ma io normalmente quando sono in cucina faccio
mi improvviso sempre, quindi normalmente non faccio mai una cosa uguale all'ultima, quindi la uso molto comunque, specialmente nei ragù. Federico Lega per Ravenna Web TV.